Dopo una settimana che la tozzò le olive in Siresade, che la portai su da Livo Bertamini dal Torch, e dovrei aver fatto fuori, e dovrei aver messo nelle bottiglie, ma promesso che ne sti di chi i ghe, adesso, vo chi a vedere da chi dal banchetto magari scelgherà qualche bottiglia, anche se la produzione mi dice che è poca. Vago a vedere, dai, spero ben. Ciao Gian Pietro! Ciao Mario, sono diretto. Vuoi fare l'assaggio? No, ascolta, volevo vedere se ti arriva l'olio Siresà. L'olio Siresà? L'ho finito. Come te l'hai finito? Oh madonna, stamattina gara chi la coa alle 6 e mezzo. Ho finito fuori tutto, quel che era. Se vuoi per la settimana che abbiamo per quell'altra, basta che te me lo dighe. Ah, se no va su dal Trenti. Dal Fabio? Su Stranfor? Sì. Non so se è ganà ancora. Perché mi ha detto il libro. I tedeschi porco, cane. Livo Bertamini mi ha detto che la produzione era poca, se te l'hai finita anche a te. Io non la finivo. Vuoi su dal Trenti? Prova! Oh, è ciao. L'unico che può averlo. Ciao Piero, ciao. Ciao, ciao. Come fa un assaggio volentieri? No, vado su perché se mi porta via anche quel lì, non ho da dargli al Benedetti per andare all'Expo, no? Ma bon, dai, ne vediamo. Ciao, d'accordo. Ciao. Ciao Stefano! Ciao Mario! Ascolta, ti arriva l'olio Siresà? Sì, mi è arrivato. Oh, finalmente! Finalmente! Questa qua arriva. È l'olio Siresà? No, perché la produzione del marito Dino, che le sta a poca, le nasce da Livo Bertamini, che arriva era per stan la produzione è poca, però... È la prima volta però è con così. Questa che la porto adesso al Marco Benedetti, che domani mattina va all'Expo, che sai che il Gardanazzo all'Expo. Ecco, buon. Mi auguro che ti riesci a venderla tutta perché. Ah, penso di sì. Perché non ti arrivi niente. Anche a Zola, Gian Pietro mi ha detto che l'ha bruciata tutte le mattine. Comunque, allora da Telegarda, dalla mia Stefano, vi presento la bottiglia di olio Siresà che l'ha portata al Marco Benedetti all'Expo di Milano. Da Telegarda saluto a tutti, da me ciao. E da Stefano.